Ciao, mi chiamo Carlo, benvenuto su questo canale. Oggi studiamo il Leaks numero 2 del mio metodo ebook Bass Blues Leaks. Questo è un blues in Do. All'inizio partiamo con la tonica facendo questa frase: Do, Mi bemolle, Fa. E andiamo a concludere su un Sol che è il quinto grado. Quindi nel battere della prima battuta di Do noi arriveremo su un Sol. Infatti dobbiamo partire nel levare della battuta precedente. 1, 2, 1. E questo è l'1. 1, 2, 1. 1, 2, 3, 4. Questa sarà la battuta di Do. Quindi questa è una prima difficoltà, cioè il partire nella battuta precedente. La prima frase parte con un Do con un glissato dal Si bemolle al Do, quindi utilizzo il dito 3, consiglio di utilizzare il dito 3 partendo dal Si bemolle e facendo questo slide molto veloce, deve suonare quasi come un'acciaccatura. Quindi Do, tasto 10 della corda di Re, poi tasto 8, corda di Sol in Mi bemolle, Fa, tasto 10, corda di Sol, per concludere al tasto 12, sempre corda di Sol. Dal Fa al Sol ci arriviamo con un glissato, poi sul Sol avremo 4 semi minime, quindi da un quarto, suonare con un bending. Cos'è un bending? Suono la nota e la tiro un pochettino in modo da alterarne l'intonazione. Sentite che questo è un Sol intonato e questo è un bending. Sul basso non sono usatissimi, ma nel blues in generale, soprattutto le chitarre, li usano molto. Ed essendo comunque questo metodo, il Bass Blues Leaks, incentrato abbastanza su linee melodiche del basso, fatte con il basso, il bending viene utilizzato parecchio. Nella prima battuta, questa è la prima frasetta, la risposta, Sol, tasto 10, corda di La, Si bemolle, tasto 8, corda di Re, Do, tasto 10, corda di Re, Mi bemolle, tasto 8, corda di Sol e poi ricado sul Do, sulla mia tonica. Quindi ottavo, ottavo, due sedicesimi e un ottavo. Sto utilizzando una porzione della scala pentatonica minore di Do. Molto bene, adesso devo trasportare questa frasetta anche sugli altri gradi del blues. Ricordo sempre che il blues ha 12 battute, ed utilizza il primo grado, poi sale sul quarto grado, quindi in Do salirà sul Fa, torna sul primo grado, poi avremo una battuta di Sol, una battuta di Fa e poi ritorniamo sul Do. Questo chiaramente è la struttura del blues tradizionale. Quando vado in Fa dovrò partire di nuovo dalla tonica, come già detto in altri video o come noterai sul metodo, scrivo sempre sulla nota di partenza il grado
rispetto all'accordo che mi trovo. Quindi se parto dalla tonica e sono in fa, partirò dal fa. Quindi devo andare con la stessa diteggiatura che tenevo per il do sul fa, quindi con il dito 3, e fare con la stessa posizione, eseguire lo stesso riff come ho fatto nella posizione precedente, solo che prima partivo dal do, adesso parto dal fa. Quindi andrò a prendere fa, la bemolle, si bemolle e do. Ricordo sempre che nel metodo, in questo caso è solo il secondo esercizio, quindi lo scrivo ancora, lo trascrivo tutto anche sul quarto e quinto grado, ma nel metodo a partire poi dal terzo in avanti, lascio fare a te questa cosa perché è proprio l'oggetto dello studio, secondo me, su questo metodo, il fatto di capire un metodo e cercare di renderlo proprio e quindi calcolarsi autonomamente queste trasposizioni, che è una cosa utilissima, ti tornerà utile anche se non suonerai blues, dovessi trasportare al volo delle tonalità e ti capiterà sicuramente. Quindi, secondo me, è buono esercitarla questa cosa. Andando quindi sul quinto grado, fa la bemolle, si bemolle e cado sul do, quattro note con il bending. Poi do mi bemolle, fa la bemolle, fa. La stessa frase che prendevo qua. Poi ritorno sul primo grado. Sul quinto grado, io ho deciso di spezzare, visto che è spalmato il riff su due battute e io ne ho solo una a disposizione, quinto grado che cade sul quarto, per decisione mia, ho deciso di spezzare 1, 2 e poi vado sul fa. Quindi utilizzo un pezzo di una frase e un pezzo dell'altra nelle due tonalità. Qua sono in Sol e qua vado in Fa. E poi ritorno nel mio do settima. E qua ho due battute a disposizione, due battute finali con cui ripartire. Proviamolo anche a velocità un po' più bassa, così puoi esercitarti sopra la base. Grazie per aver visto questo video. Qua sotto lascerò il link della mia pagina personale in cui potrai andare a vedere delle preview o degli altri video di questo ebook Bass Blues Licks. E grazie ancora per aver visto il video fino alla fine. Ci vediamo al prossimo.